Bentornati in un nuovo video. Oggi abbiamo a casa papà, è l'8 marzo, buona festa delle donne, e oggi andremo a prendere il regalo di compleanno per Alex, che domani sarà appunto il suo compleanno. Buongiorno. Qua prendete il cappuccio insieme a voi. Bene, bene. Ragazze, buongiorno di nuovo. Oggi siamo col papà, finalmente ha una mattina libera. E siamo venuti alla SME per prendere i regali di compleanno per Alex, che sarà domani. Penso che oggi mangeremo al Mac, insomma ci prendiamo un po' questa mattinata assieme. Ovviamente Alex non c'è anche perché è a scuola e poi non vogliamo che veda i regali. Comunque, tanti auguri a tutte le donne. E un abbraccio, un bacione grande a voi che ci seguite con tanto affetto. Adesso ci alziamo che siamo qui al bar e entriamo. Ragazzi, sono quasi le 12, siamo al Mac, abbiamo ordinato e abbiamo trovato i regali per Alex, poi quando torniamo a casa vi faccio vedere. Adesso siamo qui al Mac. C'è anche Liam che è lì e mio marito è andato a pausa sigarettina. E niente, diciamo che è una mattinata, devo dire, rilassante, perché ogni tanto a riuscire a fare queste cose insieme è molto bello. Poi lui probabilmente però al pomeriggio dovrà comunque tornare al lavoro per delle cose, insomma, ma almeno la mattinata siamo tranquilli. Avrei voluto andare anche da Pepco, ma non siamo riusciti, quindi penso che andrò pomeriggio al Teddy perché mi mancano due cosine per la festa di domani. E comunque domani poi riprenderò il video e la festa di compleanno che faremo dove lavoro. Siamo tornati a casa, sono le 13:10, siamo tornati da meno di mezz'ora. Adesso ho messo nanna e bimbi, hanno mangiato, sono divertiti, poi hanno anche trovato un bambino, hanno corso un po', giocato un po' e niente, vi faccio vedere quello che abbiamo preso stamattina alla SME. Allora, vi faccio anche vedere alcune cose che avevo preso settimana scorsa da Teddy per la festa di domani di Alex. L'avevo fatto vedere anche in un altro video, ma ve li faccio rivedere perché così, diciamo, è più completa, diciamo, la preparazione per il compleanno. Allora, 1,55 euro, 8 bicchieri l'uno, come tema questi qua, gamer. Avrei voluto fare tutto su un Super Mario, ma c'era veramente poca roba. Ho preso anche un altro pacco di bicchieri, altri 30 bicchieri a 1 euro. Ho preso questi festoni con scritto Happy Birthday e Happy Birthday, ma uno a stella e uno a palloncino, 55 centesimi. Tovaglioli, sempre con le scritte Gamer, a 1 euro, sono dentro 20. E poi dei palloncini, dato che comunque più per i gemelli, perché ormai Alex, insomma, è grandicello, e anche gli amici, anche se secondo me dei palloncini ai compleanni ci stanno sempre bene. Infatti oggi magari vedo anche qualcos'altro. Comunque 8 palloncini 1 euro. E i piatti, questi qua di Mario, Super Mario, 8, 2,55, e altri 8 di questi qua, player, gamer, insomma. E quindi questi sono un po' di testoni, cose, insomma, per domani. Allora, ho trovato, innanzitutto non era prevista come spesa, ma per questo prezzo l'ho voluta prendere, 7,90 euro, ed è veramente bella,
come dire, a parte grande, capiente, perché c'era scritto il diametro, ma non lo trovo. 28, non ne sono sicura. Comunque 7,90 euro ed è bella pesante, e ho detto la prendo perché è un'occasione, e quindi ho preso questa. Poi ho preso altri bicchieri di plastica che non aprirò, ma io vedo che alle feste di compleanno mancano sempre bicchieri, quindi mal che vada ce li ho là. Ecco, io non compro mai queste cose di plastica se non per i compleanni. Poi ho preso a 1 euro questi due bicchierini, 1 euro l'una, con pasta da modellare, quindi pongo per i gemelli. C'è dentro anche una formina per stasera quando vado al lavoro, così stanno più tranquilli. E poi gli ho preso una macchinina che è nel loro lettino. Poi ho comprato e abbiamo scelto questa busta per Alex per mettere i suoi regali a 1,99. Ci piaceva questa immagine qua che ricorda un po' la breakdance che lui fa. Poi ho preso altri piatti di plastica perché ho detto non si sa mai. Poi le coccarde da mettere sul pacco. Le candeline, queste qua, ho detto guardate che carine, 10 perché appunto compie 10 anni, 2,40 euro l'una, ma sono belle grandi, sono circa credo almeno 10 centimetri, e quindi porteremo quelle. E poi ho preso, allora, il bigliettino che poi gli scriverò stasera, ma questo qua di Snoopy, 2,60 euro, fai soltanto ciò che ti porta la felicità. Tanti auguri di buon compleanno. Ecco, infine i regali di compleanno. Allora, lui ha chiesto un nuovo contenitore per le carte Pokémon. E avrei voluto anche prendergli le carte Pokémon, ma non ho trovato i box. Allora, chi ha bimbi che collezionano carte mi capisce, ma quel poco che c'era non era, diciamo, della collezione delle carte che fa lui. Quindi intanto ho approfittato perché qui dentro contiene 252 carte, sono 14 pagine. Era in offerta da 16,90 a 8,90, quindi un ottimo prezzo. E oggi vedo di trovargli due bustine comunque di carte Pokémon. Poi lui voleva tantissimo il DVD del Titanic. Lui e altri suoi due amici in classe sono diventati fanatici, appassionati del Titanic. Quindi Alex si è guardato proprio tanti anche video, recensioni dietro le scene del Titanic, e lo adora, è diventato il suo film preferito. E quindi gliel'ho trovato 9,90 il DVD. Poi per la sua passione, gli appassionati potranno capire, gli abbiamo scelto Super Mario Maker 2, questo qui, e Super Mario Rabbids, questo qui era a 24,90. Quindi questi qua sono i suoi regali. Quindi abbiamo scelto l'album per le carte, Mario Rabbids per la Nintendo, Super Mario 2 Maker, ce n'erano tantissimi, costava 59,90 ed era 49,90, e il DVD di Titanic, e poi gli aggiungerò una bustina di carte Pokémon e una di calciatori, un paio di calciatori e un'altra che non mi viene il nome, cavoli, cavoli, caspita, insomma, che è Stumble Guys. Ecco perché a lui piace anche quello. E mi sono presa una busta nuova perché quella che avevo della Smash era tutta rovinata, ma queste qua sono fantastiche, costano 1,50 euro, ma sono fantastiche.
E quindi questi sono i regali. Sono cose che ha chiesto lui, quindi avevamo piacere a realizzare ovviamente quello che aveva richiesto. E poi da parte di mia mamma qui c'è anche mia suocera, insomma, infatti per quanto riguarda bustine e figurine le prenderò da parte di mia suocera, così viene diciamo un bel regalo completo. Poi da parte di mia mamma arriverà la bicicletta nuova, che è un regalo molto utile che sfrutterà tanto quest'estate, perché chi ci ha seguito anche l'estate scorsa, visto che noi uscivamo sempre, ma sempre vuol dire 3-4 ore la mattina e 3-4 ore pomeriggio, quindi con lo skate, a piedi, la bicicletta, quindi la sfrutterà molto. E sicuramente anche qualche carta Pokémon, perché lui proprio ha passione, tanta, tanta. E basta ragazze, io vi saluto qui e continuerò il video poi domani, che è appunto il 9 marzo, che è il compleanno di Alex. Quindi è un inizio video di oggi, un po' di preparativi e poi domani lo festeggeremo nel ristorante dove lavoro e la festa sarà il pomeriggio dalle 5 alle 6 e mezza, anche perché poi io inizio a lavorare. In ogni caso il tempo delle feste di solito è dalle 5 alle 7, quindi io faccio finire mezz'ora prima per riuscire poi a correre insomma al lavoro, adesso che poi i bambini li porterà a casa mio marito, io terrò la sua macchina e resterò direttamente al lavoro. Ecco, questo è il piano, salvo che non ci siano capricci che magari i gemelli vogliono che li accompagno, insomma vediamo, ecco, ma l'idea è questa. Comunque ragazze, detto questo io vi saluto, ci vediamo domani col proseguimento del video, ciao! Poi Omino, hai fatto 10 anni stamattina? Non ancora. Dai, bacio papà.
cosa vuoi? Cosa vorrai al tuo compleanno? Una buona pezza. Mamma, Aglio.